frecce M, M e questo invece di qua. Uno, se ho i due più alti, possiamo usare gli spogliatoi che sono giù di sotto. Sì. Allora, chi vuole il caffè? Il primo della serie è appunto sulla capacità di equilibrio, quindi sulla balance. Ok, dai in piedi. Respira, eh. Perfetto. Andiamo al funzionale. Secondo test appunto sulla funzionalità articolare, quindi sull'ampiezza della, diciamo sull'articolarità fondamentalmente dei due snodi fondamentali che sono il cingolo scapolo omerale e scapolo toracico, quindi sul complesso articolare della spalla in toto e sullo snodo della flesso estensione degli arti inferiori. Reattività, abbiamo una serie di quadretti che si coloreranno di verde uno per volta e noi dobbiamo andare a toccare, quantomeno a sfiorare, a passare la mano davanti ai quadretti quando si accendono di verde, ok? Chiaramente in base al tempo, in base appunto al tempo di reazione, chiaramente darà un certo risultato. Allora, chi vuole cominciare? Il training fisico per un atleta di livello è fondamentale, tanto quanto la preparazione all'attività specifica. Nella fattispecie dell'automobilismo dobbiamo affrontare tante difficoltà, non tanto come forza muscolare, quindi forza da applicare allo sterzo per muovere la macchina, tanto più invece sulla capacità di resistere al caldo, perché comunque siamo in macchine chiuse, senza ventilazione, con un casco integrale, quindi con abbigliamento ignifugo che chiaramente ha il suo peso. Dobbiamo cercare di evitare il più possibile l'insorgenza di acido lattico a livello muscolare, di affaticamento cardiovascolare e quindi di conseguenza di possibile potenziale furto di sangue a carico del circolo nobile, che è la circolazione sanguigna che fornisce il appunto sangue ossigenato al cervello. I sei ragazzi iscritti al programma Scholarship quest'anno sono molto diversi l'uno dall'altro, per cui fanno divertire noi tutor. Sì, sì, no, esperienza di fatto dopo una gara, due al massimo. Io sono intervenuta molto volentieri anch'io nel programma perché, come sapete, ho parecchi anni di corsi sulle spalle, per cui posso dare loro dei consigli pratici che secondo me gli saranno utili per la loro crescita e per la loro carriera. Il mondo della comunicazione è in continua modificazione. Quello che andava bene ieri non va più bene oggi e sicuramente non andrà più bene domani. Il P-Factor è quella caratteristica in più che un pilota secondo noi deve avere per crescere in questo ambiente. Nel momento dell'imbarazzo hai sorriso e hai creato simpatia, cioè si vedeva che eri imbarazzato, però altrettanto si vedeva che eri quasi divertito dalla situazione, quindi hai dato una bella immagine. Comprende una serie di cose, comprende oltre chiaramente la capacità tecnica, comprende la capacità di sapersi relazionare con gli altri piloti, di sapersi relazionare con il pubblico, di sapersi relazionare con i tifosi e con la stampa. Per noi è fondamentale altrettanto quanto l'andar veloce in pista. È un fattore che teniamo in estrema considerazione quando a fine anno stileremo la classifica finale, in base alla quale sceglieremo quello tra loro sei che difenderà i colori italiani nell'International Shootout.
Riccardo Pera è un ragazzo di 17 anni che vive a Lucca, frequenta il quarto anno di istituto tecnico industriale. Ho iniziato nei go-kart all'età di 13 anni, poi a 18 anni sono passato alle ruote scoperte e l'anno scorso ho debuttato nella Carrera Cup Italia. Mi sono diplomato 2 anni fa in meccanica. Ho iniziato tardi, perché ho iniziato tardi col kart, che avevo già 14 anni, però sì, è da sempre stato il mio sogno. Ho sempre avuto questa passione sin da quando mossi i primi passi. Non sono mai stata la classica bambina che giocava con le Barbie o con le bambole, ma più che altro con le macchinine. Io vengo da Monza, ho cominciato a correre in kart a 12 anni. È il mio primo anno sulle GT e sicuramente è un'esperienza nuova perché arrivo da un mondo che è molto diverso anche a livello di guida. Beh, io ho un'azienda, ho sotto 30 persone, quindi lavoro tutto il giorno e devo dedicare anche del tempo alla scuola. Quest'anno abbiamo fatto prima dei test privati a livello di team. Ai test collettivi sono andato molto bene, ho ottenuto la miglior prestazione a Misano. Sono stato scelto tra questi 6 piloti. Comunque abbiamo 3 incontri all'anno e i weekend di gara invece sono 7, quindi tempo per studiare ce n'è. A scuola superiore sono sempre sotto con le verifiche. La scuola per me la cosa più importante è che se si ha un po', diciamo, la capacità di scusami, riparto. La tua più grande passione al di fuori dei motori? La mia ragazza. Il rugby, seguo le bocce, mi piacciono tutti gli sport. Mi segue sempre mio papà, mia mamma, ho anche un cagnolino che ho chiamato Kimi perché anni fa era appunto l'idolo, diciamo, che mi piaceva in Formula 1, era Raikkonen. L'idolo nel motorsport, allora, è sempre stato Fernando Alonso. No, un idolo non ce l'ho. I piloti mi piacciono abbastanza tutti e guardo più me stesso che gli altri.